Dei 75 miliardi di animali cresciuti in allevamento intensivo in tutto il mondo, ben 18 miliardi non vengono mai consumati, o perché muoiono prima di arrivare al macello, o perché sprecati dai consumatori finali. È quanto emerge da uno studio pubblicato a dicembre 2023 sulla rivista Sustainable Production and Consumption. I ricercatori dell'Università di Leida, nei Paesi Bassi, hanno misurato le perdite e gli sprechi relativi alle sei principali specie animali destinate alla produzione di carne: polli, tacchini, maiali, pecore, capre e mucche. L'analisi si concentra sulle perdite avvenute nel corso del 2019, lungo tutta la catena di approvvigionamento alimentare, dalla produzione al consumo finale. Le perdite possono verificarsi, per esempio, durante il trasporto, prima di arrivare al macello, a causa del sovraccarico degli animali sui camion, oppure a causa di ferite e malattie. Nel caso specifico dei polli, l'uso di razze che crescono rapidamente può causare deformità e problemi di salute nei volatili, portando a morti premature. Non a caso, dei 18 miliardi menzionati nello studio, la stragrande maggioranza, quasi 17 miliardi, sono polli. Ci sono poi gli sprechi che si verificano nelle fasi finali della catena di approvvigionamento, quando il cibo non viene venduto o consumato prima della data di scadenza. La maggior parte degli sprechi avviene in soli 10 paesi, per lo più nazioni grandi e ad alto o medio reddito. I primi 5 paesi per perdite complessive di animali sono Cina, Stati Uniti, Brasile, Indonesia e Russia. Tuttavia, se si considera il numero pro capite, gli Stati Uniti si posizionano al primo posto tra i principali paesi produttori di carne al mondo, con un totale di 7,1 animali mai consumati per persona. E a conoscenza di questi numeri, se vuoi approfondire, trovi l'articolo completo sul sito themapreport.com.